Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Euronews. Diamo subito uno sguardo ai titoli della giornata. In Siria i kurdi rispondono all'attacco della Turchia colpi di mortaio ed Erdogan minaccia l'Europa, manderemo 3,6 milioni di rifugiati verso di voi. Premio Nobel per la letteratura a Stoccolma, Olga Tokarczuk, quello del 2018 ancora non assegnato, a Peter anche il riconoscimento per il 2019. HIV, Malaria Tubercolosi il Fondo Globale Riunito a Lione punta a raccogliere almeno 14 miliardi di dollari. Dunque partiamo subito dal dato dell'Osservatorio dei diritti umani in Siria. In meno di 24 ore oltre 60.000 persone hanno lasciato le loro case al confine. È il primo risultato dell'operazione militare turca nel nord-est del paese, regione presidiata dalle forze kurdo-siriane che hanno risposto all'attacco. Nell'area, dopo il ritiro delle truppe americane, si è risvegliato anche il... Cosiddetto Stato islamico che ha ingaggiato due offensive nelle zone vicino al confine turco-siriano. Il presidente Erdogan non torna però sui suoi passi. Le forze curde rispondono all'attacco della Turchia a colpi di mortaio ed Erdogan minaccia l'Europa. Almeno quattro civili, tra i quali un piccolo rifugiato siriano di nove mesi, sono rimasti uccisi nelle province di Saliurfa e Mardin. Sono circa 70 le persone ferite. Dall'altra parte, l'aviazione turca ha colpito circa 200 obiettivi nella Siria nord-orientale e sta colpendo anche il nord dell'Iraq per contrastare eventuali soccorsi di miliziani kurdi verso la zona di conflitto. Ankara ha annunciato di aver preso, anche grazie al contributo via terra dell'Esercito Libero Siriano, Asik e Amidie a sud-est di Tel Avivad, portando a sette il numero di villaggi conquistati, tutti situati in prossimità delle città abbandonate dai Marines statunitensi lunedì scorso. Nel frattempo il presidente turco minaccia apertamente l'Unione Europea. Dico all'Unione Europea, se cercate di etichettare le nostre operazioni come un'invasione, allora è semplice. Apriremo le nostre frontiere e manderemo 3 milioni e 600 mila rifugiati verso di voi. Decine di migliaia di civili sono in fuga dal nord della Siria. L'Alto Commissario ONU per i Rifugiati sottolinea l'urgenza di avere un accesso umanitario senza ostacoli per poter raggiungere i nuovi sfollati. Questa dunque è la situazione. Erdogan ha motivato l'ingresso delle truppe in Siria con l'obiettivo di portare almeno due degli oltre tre milioni e mezzo di profughi siriani ospitati in Turchia verso la loro terra. Dall'Europa però arriva il monito a interrompere immediatamente l'azione militare unilaterale contro i curdi. Stop all'invasione militare. L'appello proviene dal Parlamento europeo. Mentre le truppe turche avanzano nel nord-est della Siria, gli eurodeputati discutono con il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, delle implicazioni di queste nuove azioni militari per l'Europa. L'operazione turca nella Siria nord-orientale può aprire un nuovo capitolo a, drammatico nella già oscura storia della guerra siriana. Le potenziali conseguenze di tale azione militare sono chiare a tutti. Le ripercussioni possono essere estremamente gravi e di vasta portata in termini umanitari, politici e strategici. Per tutti questi motivi chiediamo alla Turchia di interrompere la sua azione militare unilaterale. Dura anche la denuncia nei confronti della comunità internazionale colpevole di aver chiuso gli occhi davanti ai piani della Turchia di creare una cosiddetta zona sicura. La Turchia afferma di voler creare una zona sicura, sta di fatto che sta creando una zona di guerra. Dopo tutte le uccisioni, gli sfollati, gli orrori dell'era dell'Isis, i cittadini della Siria del Nord si trovano ad affrontare nuove violenze e soprattutto l'abbandono da parte degli alleati internazionali. E sono proprio le conseguenze sulla popolazione civile a preoccupare gli eurodeputati. Il rischio è che l'incubo del terrorismo islamico possa tornare. L'invasione turca è una catastrofe, un disastro che porterà alla fuga di decine di migliaia di civili e Daesh avrà di nuovo accesso al Medio Oriente. In assenza di una capacità di intervento militare, l'Unione Europea può contare solo sulla diplomazia per convincere il presidente turco a fermare le azioni militari. L'agroalimentare europeo teme l'aumento delle tariffe annunciato dal presidente americano Donald Trump, dal ministro delle finanze francese Lemaire un appello al compromesso. In alternativa l'unica soluzione paventata è quella di adottare misure simili a livello europeo. La corsa al ribasso dei prezzi e i dazi in arrivo dagli Stati Uniti il 18 ottobre rischiano di mandare in crisi il primo produttore mondiale di olio d'oliva, la Spagna. Sulla spinta della concorrenza europea, il prezzo è già quasi dimezzato, secondo i coltivatori, che giovedì hanno protestato a Madrid. Trump vuole imporci dei dazi del 25%, ma con quel prezzo non possiamo competere sul mercato. Gran parte degli agricoltori è arrivata dalla regione di Jaén, nel sud della Spagna. Che con il suo mare di ulivi è candidata al patrimonio UNESCO. Ma ora è l'economia del distretto a rischiare. I dazi imposti da Trump, un miliardo di euro all'anno per i prodotti spagnoli, sono un peso troppo grande. Anche se per la Spagna e l'Italia il contraccolpo dei dazi sarà inferiore rispetto ad altri paesi europei, le tariffe saranno più concentrate e a farne le spese sarà soprattutto l'agroalimentare. Se gli Stati Uniti non vogliono raggiungere un accordo, naturalmente prenderemo misure a livello europeo. Ma c'è ancora un po' di tempo per provare a raggiungere un compromesso e spero che la saggezza prevalga al tavolo dei negoziati, ha detto il ministro francese della finanza Bruno Le Maire. La lotta all'HIV, alla malaria e alla tubercolosi ha necessità di reperire risorse per finanziare i progetti di prevenzione e assistenza. E' la finalità del Fondo Globale che si è riunito a Lione alla presenza del presidente francese Macron per raccogliere almeno 14 miliardi di dollari in tre anni. Foto di famiglia a Lione per il presidente francese Emmanuel Macron, Bono degli U2 e Bill Gates, il fondatore di Microsoft. Tutti partecipavano alla conferenza del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e la malaria, ospitata quest'anno dalla Francia a Lione. L'obiettivo sembrava irraggiungibile, raccogliere 14 miliardi di dollari per eliminare queste malattie entro il 2030. Oltre ai VIP, anche tanti testimoni di queste pandemie che uccidono ancora oggi centinaia di migliaia di persone. Eppure Macron si è detto fiducioso. Oggi è un momento difficile per il multilateralismo, eppure siamo riusciti a raccogliere oltre 14 miliardi di dollari. Ci siamo dati i mezzi per salvare 16 milioni di vite in più. E credo che si possa fare ancora molto di più. E penso che fare molto di più. Oltre ai politici, anche una vecchia conoscenza degli amanti del rock, il frontman degli U2 e Bono, da tempo attivista per cause come la remissione del debito dei paesi del terzo mondo. Stiamo smentendo i cinici e quelli che non ci credevano, ai populisti e a tutti quegli altri delinquenti che scommettevano sul nostro fallimento, dico, ehi voi, vi è andata male, e alle vostre divisioni abbiamo opposto la nostra unità di intenti. You We offer some unity. Ma gli obiettivi della conferenza erano anche quelli di evitare 234 milioni di infezioni entro il 2023 e mettere il mondo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile e porre fine all'AIDS, la tubercolosi e la malaria. È l'acqua ad accendere le polemiche divampate tra Portogallo e Spagna in relazione alla gestione delle risorse idriche del Tago. Secondo gli ambientalisti lusitani, Madrid non avrebbe rispettato le regole per lo sfruttamento del fiume. Acqua, fonte di vita e di energia, ma anche fiume di polemiche nel caso del Tago. Sul corso d'acqua più lungo della penisola iberica, che nasce in Spagna e si tuffa nell'oceano mille chilometri più a ovest a Lisbona, si è aperta una diatriba tra Portogallo e Spagna. Protegio, movimento ambientalista, accusa la Spagna di non rispettare la Convenzione del 98 che stabiliva i limiti dello sfruttamento del fiume. Da inizio anno a luglio abbiamo visto un livello davvero basso, irregolare. In alcuni momenti era del tutto in secca. Ad agosto e settembre di appena un terzo rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione di Albufeira. Circostanze negate dalla stessa Agenzia portoghese per l'ambiente. I valori annuali, mensili e settimanali sono tutti a norma, viene ribadito. Protejo insiste. La Spagna ha infranto la Convenzione con conseguenze ecologiche e ambientali. Indiziati principali sono gli impianti idroelettrici. Diverse regioni dell'entroterra portoghese hanno già dovuto fare i conti con la siccità e questo, secondo i climatologi, è destinato a diventare la norma. Un Nobel per la letteratura che guarda la Mitteleuropa, due i premiati quest'anno dopo la sospensione del premio avvenuta nel 2018, legata allo scandalo per molestie che aveva colpito una giurata dell'Accademia di Svezia. Doveva essere un Nobel meno erocentrico, ma alla fine il premio alla letteratura è andato a una potessa polacca, Olga Takerciuk, e uno scrittore austriaco Peter Handke. Due riconoscimenti perché l'assegnazione del 2018 è stata rinviata di un anno sulla scia di uno scandalo di molestie sessuali. Il premio Nobel per la letteratura 2018 è stato assegnato alla scrittrice Olga Takarchuk per la sua immaginazione narrativa, che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita. Il premio Nobel per la letteratura 2019 viene assegnato all'autore austriaco Peter Hand, che per un'opera influente, che con ingegno linguistico ha esplorato la periferia e le specificità dell'esperienza umana. Politicamente impegnata a sinistra, ambientalista e vegetariana, il capo coperto dai dread. Tokarčuk non esita a criticare la destra conservatrice polacca di diritto e giustizia. Handke è considerato uno degli scrittori di lingua tedesca più originari della seconda metà del XX secolo. Ha lavorato con l'amico e regista tedesco Wim Wenders alla sceneggiatura del cielo sopra Berlino. Nell'ottobre 2018 il riconoscimento non venne assegnato per lo scandalo che aveva travolto l'Accademia svedese con uno stillicidio di dimissioni. Jean-Claude Arnaud, marito della poetessa Catarina Frostenson, è costretta a lasciare lo scranno dell'Accademia Svedese, stato condannato per stupro. Cosa accomuna l'arte di Magritte e quella di Dalí? Quali sono state le affinità elettive che hanno coltivato durante la loro frequentazione? Le risposte nella mostra al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles dall'11 ottobre al 9 febbraio. René Magritte e Salvador Dalí, due pesi massimi del movimento surrealista. A quasi un secolo dal loro incontro a Parigi, una mostra li racconta al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles dall'11 ottobre al 9 febbraio. Da lì e Magritte raccoglie più di 100 opere dei due artisti, prestate da 40 tra musei e collezioni private di tutto il mondo. Per la prima volta sono protagonisti di una mostra monografica insieme. Non vogliamo raccontare chi tra i due abbia influenzato o insegnato qualcosa all'altro. Si tratta piuttosto di un flirt tra due persone tra cui non ci aspetteremmo nessuna attrazione. Hanno idee diverse, appartengono a mondi lontani, hanno radici e un'educazione differente. Dopo il primo incontro nella capitale francese, Magritte con altri esponenti surrealisti raggiunge la riviera catalana nell'estate del 29 per una vacanza a casa di Dalì che ispirerà alcune opere del belga. Anche se in seguito le loro strade si separano, non smettono mai di guardarsi da lontano in un continuo gioco, oggi proposto al pubblico, di rimandi e citazioni. L'ossessione per l'occhio, il paesaggio infinito e gli oggetti in fiamme, oltre al busto femminile usato da Magritte e ripreso da Dalì. Thank <laughs>